ringraziarvi della vostra disponibilità. Oggi sono qua per ufficializzare le candidature della lista civica che porta il mio nome e che qui potete vedere in un'immagine quella che sarà poi il simbolo che candideremo. Questo non è un partito, ma è un movimento che si aggiunge ad altri partiti o movimenti che mi sostengono. A oggi ci sono ancora non una completezza delle liste che mi appoggiano, che comunque a oggi sono il PDL, la Lega, il Partito Socialista, che abbiamo già presentato qualche decina di giorni fa, una nuova coalizione che non so se si presenterà anche a Spezia, che sono i liberali e la lista Democrazia Cristiana di Pisa. Avremo un movimento di giovani che si chiamerà Giovani per la Liguria, Under 35, quindi stiamo raccogliendo le firme anche per questo movimento qui. La mia lista, come che qui presenteremo, e se non ricordo, e poi Gente d'Italia, che è già ufficializzato l'appoggio alla mia candidatura, ed era una lista che la volta scorsa si chiamava Gente di Liguria e appoggiava la Bollanzo. Questo movimento è utile perché rappresenta persone, candidati e soprattutto idee che sono, certamente si identificano nel mio programma e nella mia persona, ma che hanno esperienze diverse. Per esempio nella provincia di La Spezia abbiamo gente che viene dall'UDC, poi ognuno di loro vi spiegherà, gente che viene dal Partito Popolare, dalla Margherita, gente che non ha trovato spazio, donna e giovane, in lista ufficiale della PDL, e invece una persona della società civile come Floriano Boboni, che vi spiegherà cosa ha fatto. Quindi credo che questa provincia sia assolutamente ben rappresentata. Una provincia di Spezia che purtroppo ritroverò allo stesso punto, anzi un po' indietro rispetto a 5 anni fa, quando io, ahimè, ho lasciato la mia regione, i problemi insoluti erano quelli di oggi, esattamente. L'ospedale del Pelettino, si stava discutendo, si era definita una gara, siamo ancora addirittura andati indietro. Il waterfront, avevamo finanziato noi come regione, ero ancora presidente io, il progetto di waterfront, siamo ancora alla fase progettuale. Il discorso dell'arsenale, avevo fatto un accordo con l'ammiraglio capo di Stato e con il governo per avere delle aree dell'arsenale, siamo ancora appunto indietro. Sulla sanità non vi devo dire che punto è la provincia di La Spezia, credo che sia una delle province più abbandonate dalla regione di tutte le altre. E quindi mi sembra con una clamorosa emergenza lavoro che in questa provincia è eclatante. E considerato che in questa provincia è sempre stata una provincia di centro-sinistra e quindi dovrebbe essere stata la provincia gioiello, e riscontrare invece con una provincia che ha così tante carenze, soprattutto dal punto di vista lavorativo, è veramente un dispiacere secondo me. Quindi siamo molto motivati, ottimisti, tutti i sondaggi ci danno ormai in avanti e quindi noi continueremo la nostra campagna elettorale di questi ultimi 45 giorni con anche un grande ottimismo. Io registro nelle zone popolari della regione un grande consenso che non avevo né 5 anni fa né 10 anni fa, e quindi questo mi gratifica del lavoro che vorremmo fare.